Iniziamo subito perché abbiamo i tempi un po'. Chiara, ma tu sei un soggetto smarrito? Da quando sono nata sono smarrita io. Ma ce n'abbiamo tre di soggetti smarriti oggi che sicuramente avranno molto da dirci sul loro smarrimento. So che già, per esempio, collegato Marco Marzocca. Buon pomeriggio. Eccomi qua, buon Mitico. pomeriggio a voi. Come va? Bene, bene. O Mi come fate diceva fare qualcuno. gli straordinari, che c'ho il programma stasera Per alle farti 22. smarrire ancora un po', così Ecco, io mi sbagli comincio a radio, smarrire. sbagli orario, sbagli tutto così, no? Ti Ma io questo lo smarrisci. faccio. Ma non è un caso quel nome, non è nato per caso, eh. È molto legato alle nostre attitudini, alla nostra indole. Siamo un po' tutti smarriti. E poi nel nostro smarrimento ci ritroviamo. Questo è come il disordinato, no? Che è tutto disordinato, Davvero. però se gli tocchi qualcosa non trova più niente. Quindi lui nel suo disordine si ritrova. Comunque è un programma fantastico, sono tanti i nostri ascoltatori che lo seguono e noi per primi, insomma, devo dire, non ce ne Grazie. perdiamo una di puntata e quando ne perdiamo una l'andiamo a scaricare su La replay. potete scaricare, ma adesso facciamo anche la replica dalle 3 alle 4 di notte. Esattamente, io una. So che è un orario non comodo, No, però per uno me è sai. comodissimo, io sono sempre sveglia a quell'ora, non so perché. Ah sì, Sì, ah beh, sì. allora tu adesso. Oppure sei insonne come per No, Cinzia? no, mi sveglio. In Ah, realtà mi ti svegli a sveglio. quell'ora, così, Sì, mi così sveglio e almeno poi mi sai tu. riaddormento, giusto il tempo di Ognuno. ascoltarvi, terminati voi ci si Boom, riaddormenta. ti ricrolla. Esatto. Vedo che già sono collegati anche gli altri due smarriti che non Già ci potevano sono. mancare. Francesco Vercillo, buon Ciao, buon pomeriggio. pomeriggio a voi. Vedo collegata anche Simona Banchi. Pensa che io preferirei cominciare invece di rispondere controvoglia. Noemi, No, vabbè, come ma funziona? adesso parla con la voce tua, Simona, dai. No? Ciao, ma io Buon non sono pomeriggio. abituata. Ormai si Ho porta anche. dietro il computer, dovunque va, parla con la voce di Raimonda, ormai. Ho preso gusto. È anche meravigliosa una voce comunque. umana. Anche una voce umana. Veramente complimenti, è un programma divertentissimo, ma che fa anche riflettere, perché insomma, devo dire che non. Addirittura. Sì, no, ma è verissimo perché non di rado, no, magari da una battuta nascono e sorgono di quelle riflessioni che peraltro devo dire in quell'orario serale è micidiale perché poi ci si pensa tutta la notte. Per questa, mi sento colpevole per questa cosa. Sì, Mi sento colpevole. dovete essere un Anche po' perché colpevoli. se c'è un pensiero, sicuramente quello non arriva da Marco. Semmai siamo io e Simona, quelli pensierosi della trasmissione. Però Marco, se ci volete mandare un elenco di riflessioni che abbiamo scaturite, noi le usiamo, non si butta e niente. poi su Ma quello ci smarriamo bene. le mie sono molto semplici, sono grandi domande tipo la mortadella col pistacchio senza, tu io rimango molto, Ma non è sono vero, pazzo, a me ha diciamo così. colpito anche molto che poi, insomma, proprio per le riflessioni che sono emerse anche da parte degli ascoltatori che vi scrivono tantissimo, ha colpito mo molto, per esempio, la trasmissione in cui vi siete soffermati su chi ha problemi di statura, no? Che magari si inizia con una battuta o scherzando, poi effettivamente sono uscite delle testimonianze anche da parte degli ascoltatori, anche in due parole, ma molto, insomma, Beh, ci guarda, amano molto. noi cerchiamo di toccare i temi, quelli che sono più comuni, quelli che vengono normalmente masticati da tutti durante la giornata, quindi è ovvio che viene fuori qualsiasi tipo di argomento, naturalmente rispettando tutto e tutti, cerchiamo di trattare ogni tema nel miglior modo possibile. Poi a volte, essendo smarriti, ci perdiamo e quindi pensiamo in voli pindarici, cambiamo strada, cambiamo domanda e quindi è fatto così, il programma è quello. No, no, infatti è bellissimo. E poi, insomma, le incursioni di Raimonda sono una cosa fantastica. Io la adoro letteralmente. È Grazie, fantastica. grazie. Devo dire che mi diverto moltissimo a bullizzare i ragazzi. Insomma, schermata dietro un computer è molto molto divertente questo ruolo di cinica.
poi io lo sono anche nella vita un po' così. Non fai nessuno sforzo, diciamo la verità. Esatto. È assolutamente naturale. No, poi è fantastica questa uscita, no? Con una voce sintetica. Noi, come sapete, questa è la radio dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Noi con le voci sintetiche lavoriamo, studiamo, facciamo un po' tutto, no? Per noi sono... Quindi la voce di Alice vi sembra familiare? Esatto, diciamo. Esatto. Ci sembra familiare e piace tantissimo, devo dire. Come nasce l'idea di questa voce? E come nasce l'idea di questo programma, naturalmente? Fate Vobis, rispondete voi chi si sente di rispondere. Posso rispondere per la voce. La voce del computer, quella, quella di Nemonda, è quella del computer, la voce computer, quella più semplice che c'è. Lo abbiamo appena detto, Marzocca, vedi che sei smarrito, lo abbiamo appena detto anche il nome, si chiama Alice. Che stai facendo? Ascolta. Dove sei soprattutto? Io sto, Simona, rispondi tu. Allora, rispondo io, metto ordine. In realtà all'inizio proprio di Soggetti Smarriti, e poi loro vi racconteranno come siamo arrivati a Soggetti Smarriti, c'era una grande, insomma ormai sono 3-4 anni, c'era lo spopolare dei navigatori, degli assistenti, l'assistenza vocale, quindi, sì, cioè l'assistente vocale in generale. E quindi abbiamo iniziato dicendo sarebbe carino in trasmissione. Poi in realtà abbiamo visto che questa Raimonda, l'abbiamo chiamata con un piccolo gioco di parole, in realtà poteva vivere di vita propria, perché io ho imparato ad affinare una velocità nella scrittura e nella risposta, cioè nell'interazione con loro. Quindi ne abbiamo creato un personaggio che è cresciuto strada facendo. Quindi inizialmente siccome era il computer di Marco, che è sempre quello super tecnologico o millanta di esserlo in mezzo a noi, è il computer di Marco, quindi Marco la sera la spegne, la mette sotto al letto, lei è gelosa della moglie, c'ha tutto un suo percorso parallelo e molto molto divertente. Invece non tanto per mia moglie, devo dire, che è quella che ne fa le spese, però va bene, tanto qualcuno ci deve rimettere da qualche parte, no? Ma tanto è una santa donna tua moglie, comunque, indipendentemente da Raimonda. Indipendentemente, silenzio. Chissà, magari ti fa pure comodo Raimonda, Marco. Beh, a volte fa comodo, sì. A volte si tenesce. Devo dire che Raimonda ha sposato in pieno lo spirito mio, quello molto economico, molto pratico, molto, economico. Molto, molto basato sulla pecunia, diciamo così, sull'interesse, quello vero, quello l'interesse, perché ci sono vari tipi di interesse, no? C'è l'interesse per l'arte, la cultura, e ci sta l'interesse per i soldi, che è l'interesse composto, che è l'interesse applicato. Allora, io rappresento un po' quello. E c'è Raimonda che mi segue in pieno, perché a volte se ne esce con delle cose che mi aiutano e vanno dalla mia strada, mentre Vercillo rappresenta l'animo gentile, rappresenta il sentimento, e quindi il siamo sentimento in tutto contrario. È che non sono così venale come te, questa è la verità, solo quello, non sono così attaccato ai soldi. I soldi sono un mezzo, non un fine. Prima ascoltavo però aiutano. Marco, tu non hai ascoltato? Marco, non hai ascoltato il programma che è andato in onda prima? Davano consigli finanziari? Sì, l'ho sentito. Come no? Lo stavo sentendo. L'hai sentito? Hai preso appunti? Il cigno nero anche. Lo posso dire, tanti lo siamo in fascia. Mi sono anche grattato. Signorino, che in finanza non è una cosa. Questo è quello che accade in trasmissione, nel senso che prepariamo veramente pochissimo, e quindi quello che viene fuori è il nostro essere leggeri, un po' sciocchini, diciamo così, a volte, anche se, come avete giustamente detto, ogni tanto qualche discorso un po' più alto ci sta. Ma come no, accidenti, ripeto, le riflessioni che ne vengono sono veramente tantissime. E poi Raimonda vi tiene in pugno, però. Ah, ma
certo, ma certo. Grazie, vabbè, assolutamente invitata a una puntata di Soggetti Smarriti a stare con noi, perché una vera fan di Raimonda, donna poi, sono sempre quando, gli uomini. Quando sì. volete, quando volete, basta ce lo dite con un po' di anticipo, con grande piacere. Adesso poi... stiamo studiando, stiamo vedendo pure se riusciamo a mettere su qualche puntata con un po' di pubblico, vediamo. Infatti. Stiamo chiedendo un po' lì alla Rai se ci danno retta, se vorremmo fare almeno una volta al mese una puntata con un po' di pubblico. Sarebbe vorremmo fare, vorremmo promuovere un'interrogazione parlamentare per questo, quindi se ci supportate raccogliamo le firme. Vabbè, tanto ormai ne fanno una un giorno sì, un giorno no di interrogazione, quindi una più una meno. Tra interrogazioni, petizioni e chi più ne ha più ne metta, effettivamente. Che ti hanno chiesto, un argomento a piacere. Questa sera cosa ci dobbiamo aspettare? Stasera è mercoledì, è la serata un po' musica. Di ciccio. Musica è la serata del jukebox smarrito, musica per copiare. Per copiare. Sì. Musica per copiare, sì. E abbiamo anche realizzato inevitabilmente anche di plagi. Che sì, strano, di plagi, di cover. Sarà di una puntata divertente quella di questa sera, ve la consiglierò. Assolutamente sì, pure noi ce la autoconsigliamo. Ma anche di cerchiamo, sapete che noi cerchiamo una categoria di smarrite ogni sera, mm-hmm. e la categoria che cerchiamo questa sera sono le persone che utilizzano come rito del mattino bere acqua e limone, acqua calda. Acqua calda e limone. Sì, qualcuno di voi lo fa? Io l'ho fatto, lo faccio, ma lo faccio per lo faccio per poco, perché io non sono costante in queste cose, quindi mi dicono che fa bene, lo faccio una settimana e poi smetto. Ma quindi non serve assolutamente niente. Hai avuto acidità di stomaco? No, vabbè, ma io adesso sto in una fase in cui non devo mangiare nulla praticamente. Dai, perché ho acidità perenne, ho il reflusso. Abbiamo fatto anche tu reflusso come il nostro regista. Vedi? Abbiamo fatto una puntata sul reflusso, devo bella. Dire, è stata una bomba. Sì, perché alla fine scopri che ce l'hanno tutti. Nel senso, io ho scoperto che ho detto la parola reflusso e mi hanno cominciato a dire: ah, che cosa ti hanno dato? Hai preso questo, prendi quell'altro. E io ho detto: ma perché tu ce l'hai? Sì, ci sto combattendo da una vita. Poi chiami un'altra: ah, mamma mia, io anche sto a casa con reflusso perché non riesco a digerire. Ho detto: mamma mia, dico, c'è un'epidemia. Guarda, e non lo sapevo. Parlando mi è venuto in mente un'altra cosa: dovremmo fare una puntata convocando tutti quelli che si mangiano le unghie. Perché fra me e Marzocca, devo dire, siamo due grandi mangiatori. Senti, ma come sì. fate a sapere? Ne avete trovato una terza, anche io. Eccola, me le stavo mangiando proprio in questo momento. Onicofagia. Marzocca, ti conosco. So. Io stesso, smalto di femmina. Si chiama onicofagia. Sì, onicofagia, sì. Ti stai consigliando lo smalto rosso, Simona? Buono lo smalto rosso. Non lo so, non penso che mi tornerebbe. Sai che io lo porto rosso o nero, però senza smalto mi mangio le unghie, con lo smalto no. È così, infatti, pure io. Io quando ero piccolo, siccome mangiavo le unghie ed ero figlio di farmacista, mi portarono a casa una specie di smalto. L'unghial, il famoso unghial ai tempi nostri. Sì. Quello che quando lo toccavi con la lingua si c'era schifo. Io mi mangiavo pure quello, cioè sono andato oltre, le trovavo piccanti. Lo trovavi anche di buon sapore, tutto sommato. Alla fine sì, mi ero abituato, sai che l'essere umano si abitua a tutto. Ma adesso c'è il trucco per chi si mangia le unghie, che non è solamente lo smalto, perché c'è chi si mette lo smalto e comunque se le mangia. Invece chi fa queste unghie con il gel non le può più mangiare. Sono talmente dure, forse. Non è buono il gel, non è buono? Non è buono, non si rompe, non si spezza, quindi va direttamente sulla pelle. Rischi di fratturarti i denti. Mangia le pellicine invece che... allora forse è la soluzione che mi risolve la vita, mi metterò il gel rosso. Esatto, vogliamo vederti con il gel, Marco. Ti donerà, ragazzi, siamo ma certi. Ma lo sapete che noi abbiamo creato anche delle coppie all'interno dei nostri ascoltatori? Ci vantiamo moltissimo di aver creato una coppia bellissima a Torino di due ascoltatori che intervenivano in trasmissione e non si conoscevano.
Le abbiamo messe in contatto, io ho spammato i numeri di telefono ed ora sono una coppia pazzesca. Fantastico. Beh, li avete sentiti sicuramente, sono Alex da Urano. Ah, sì. Abbiamo. Beh, Valeria perché da la Urano, come radio si ha chiama lei? questo Venere da? potere. Francesca da Valeria. Ah, Venere. Francesca da Da Venere. Venere. Ah, In Italia la radio sono Francesca. meravigliosi. Sì. No, è una bellissima comunità la nostra. E Poi visto tra che ne Ma noi abbiamo approfittiamo. pure gli sposini, abbiamo seguito pure una coppia che si doveva sposare tutte le sere, facevano la riunione, quella lì, il corso prematrimoniale in parrocchia, ci chiamavano Abbiamo quando seguito uscivano. Anche quello. Abbiamo seguito L'anno di loro corso durante il prematrimoniale. matrimonio, ci hanno portato le bomboniere, lui ha fatto le bomboniere, le bottiglie di birra ha fatto le bomboniere. Aveva il reflusso, no? No, cioè, oddio, lui mi pare di no. Vuole, è vero che oramai gli ascoltatori li conosciamo, alcuni anche personalmente, ci seguiamo sul gruppo Facebook, perché infatti, abbiamo un gruppo avete Facebook messo... che si chiama Mi Soggetti sono Smarriti iscritta. Rai Radio Sì, 2. Anch'io. A proposito, iscrivetevi, questa è la formula di rito, quindi lo diciamo anche a Radio Caos. No, Radio Caos, scusami. Slash Radio Web. Slash Radio. Vabbè, anche perdona. Radio Caos, diciamolo. Io non so, l'idea di fare il caos il mi piaceva. Abbiamo portato noi il caos. No, come sempre, come sempre. Abbiamo anche vinto il microfono d'oro per l'interazione con questo sì, l'ho letto. Complimenti. Io me lo sono venduto, però è stato Una bella soddisfazione, come te lo sei venduto, Marco? In cambio di Vabbè, un quando ci hai fatto quelle 3-4 fotografie che ci sei fatto, Ma in cambio di un prende videogame nuovo? No. Ecco, brava, eccola. Insisti, insisti. Ragazzi, io sto qua, io sto davanti al monitor, e io lo appena finisco sapevo. con voi Non accendo, ero certa. Appena finisco accendo Ma perché c'hai un videogioco nuovo? No, sì, adesso c'è questo Pal World che è incredibile, che è una mix di molti giochi, un mix di assomiglia molto a Pokémon, ma non è solo Pokémon, è anche Fortnite, è anche World of Warcraft, e c'ha tanti elementi di tanti giochi, che è un po' Zelda pure, e stanno vedendo di Nintendo se fargli causa oppure no, però è un gioco che ha venduto senza pubblicità, senza lanci, senza influencer che l'hanno pompato e pilotato, ha venduto 7 milioni di copie in 7 giorni. Ci però piace. Ma Zelda, la moglie di Francis Scott Fitzgerald. No, si chiama Pal World, è un survival, Pal survival World. game. Sì. Pal World. Pokémon con le pistole è stato Sì. definito. Un pal, due palle, se dici due palle, viene meglio. Secondo me c'era anche un film porno che si chiamava Zelda negli anni 70, però non voglio È indagare. Porno probabile. segnò, porno segnò. Porno segnò, quello esatto. solo CD, Però non la però farà mai. quando No, non la CD è farà mai. libero. C'è il porno segnò. Ah, ok. Bene, bene, insomma, sapete intrattenere veramente con una facilità incredibile. Beati voi che avete questa dote, tutto il vostro È pubblico. veramente un Noi talento infinito. ci faceva davvero piacere potervi fare i complimenti più che altro, perché più che un'intervista e più che E ringraziarvi ascoltarvi. perché davvero rendete più leggere, insomma, le nostre serate, decisamente. Grazie. Siete carini. Grazie, grazie ragazze, troppo carine. Continueremo a seguirvi naturalmente. Ormai ci siamo iscritti al canale, quindi insomma non vi Brave. libererete di noi. Non faremo Brave, gli sposini, però. quando volete, ci volete volete, ci venire a siamo. trovare, fatecelo sapere. Grazie Grazie mille, davvero, grazie di grazie. cuore. Un forte Un abbraccio e abbraccio a davvero tutti, un bacione. complimenti. Allora, Ciao, ricordiamo grazie, Soggetti un abbraccio. Smarriti. Ciao, su Rai Radio 2. Grazie a Marco Marzocca, a Francesco Vercillo e a Simona Danchi in arte La mitica Raimonda. Raimonda.